Buongiorno a tutti, noi siamo il gruppo di ragazzi che tratterà le tematiche del libro Il pane bianco di Onorino Brambilla-Pesce. Io sono Mattias Torres. Io Simone Colombo. Io Giulio Cornelli. Io Andrea Pisanello. Siamo qui per mostrarvi un nostro breve video riassuntivo che abbiamo creato pian piano tramite degli incontri formativi e che ci hanno aiutato molto per la realizzazione. Sicuramente per la realizzazione di questo progetto hanno contribuito in modo attivo le persone più anziane di noi e ci tenevamo a ringraziarle. Il video che abbiamo realizzato, ci siamo ispirati al nostro libro, che racconta la storia di un'eroina che faceva parte dei partigiani e che hanno dato una mano fondamentale per la liberazione dall'Italia nazifascista. Abbiamo inserito delle foto inerenti sia al libro che al periodo storico e che abbiamo ritenuto importanti mostrare e speriamo vi piaccia. Il tema principale di oggi è quello di una donna determinata, combattiva, coraggiosa e con piena di forze e di volontà. Si tratta di Onorina Brambilla Pesce. Fu una comunista intransigente ma aperta al confronto, appassionata come aveva imparato ad essere in quella stagione in cui erano state in gioco libertà, democrazia, a cui aveva offerto con determinazione e slancio ideale il suo rilevante contributo di donna coraggiosa. Il libro autobiografico ci fa conoscere una straordinaria figura di donna, che senza esitazioni e con entusiasmo lavorò per la libertà, abbandonando casa, lavoro ed affetti, offrendo un contributo importante alla lotta per la liberazione. Onorina nasce il 27 agosto del 1923 da famiglia operaia e antifascista in un quartiere operaio di Lambrate. L'infanzia in famiglia coi genitori operai che non vogliono piegarsi alla dittatura, le prime esperienze lavorative e il clima milanese con i primi lampi di opposizione conduce a momenti intensi della vita di una ragazza schierata con quel minuscolo ma temibile esercito votato alle imprese più disperate. Azioni al limite dell'impossibile. Nel cuore della metropoli di quegli anni, questi racconti ci fanno conoscere le azioni del gruppo del Terzo GAP, che aveva lo scopo di colpire obiettivi strategici di vitale importanza militare, fondamentali per combattere tedeschi e fascisti di Salò. A 21 anni, tradita da un partigiano passato al nemico, visse la dura esperienza nel carcere prima a Monza, in mano agli aguzzini di Wernig, il famigerato ucraino, e poi nel lager Alpenvorland di Bolzano. Il dramma della prigioniera emerge dalle lettere inviate alla madre, con un linguaggio crudo ed essenziale, che lascia solo intuire la pesantezza del trattamento subito. Liberata il 30 aprile 1945, dopo una marcia a tappe forzate, la sua dura detenzione si concluderà felicemente tra le braccia della famiglia e del suo comandante, Giovanni Pesce, Visone, medaglia d'oro della Resistenza e di cui diverrà il 14 luglio 1945 la compagna di una vita. Oltre che essere un racconto, il libro, arricchito da molte immagini, è anche la testimonianza di un lungo cammino dedicato alla lotta contro il revisionismo storico e la mistificazione dei valori della Resistenza, di cui Nori Brambilla e Giovanni Pesce furono tra i principali protagonisti. Come già detto in precedenza, la ragazza verrà arrestata e portata nel campo di concentramento di Bolzano. Qua Norina passerà un bel po' di tempo e sarà una svolta importante per la sua vita. Durante il periodo di permanenza nel campo, nelle sue lettere, chiedeva sempre a sua madre del pane, quello bianco. Onorina, una volta deportata nel campo di concentramento, non fu trattata meglio rispetto a molte altre persone che si trovavano in un altro campo. Infatti, fu deportata come prigioniera di guerra e quelli deportati per lo stesso motivo suo venivano raggruppati in baracche, separate da quelle di altri prigionieri. Onorina, anche se si trovava nel campo di concentramento, cercava sempre di essere il più pulita e in ordine possibile, per evitare di incontrare malattie dovute alla sporcizia molto presenti in quei campi. Onorina continuò la carriera politica finché non morì nel 2011. Sarà per sempre un esempio di coraggio e di ispirazione.
È stato un piacere poter raccontare la sua storia e speriamo di avervi trasmesso qualcosa.